Verbale, psicologica, fisica sono le forme di violenza usate dai bulli nei confronti di una persona al fine di prevaricare e arrecare danno. Il fenomeno è purtroppo diffuso nei gruppi di adolescenti e nelle scuole. La settimana scorsa un istituto scolastico di Pescara è stato condannato a risarcire con 60.000 euro la famiglia di una studentessa che all'epoca degli episodi di bullismo frequentava la seconda media. I giudici d'appello dell'Aquila si sono pronunciati accusando la scuola di non aver adottato misure adeguate alla salvaguardia dell'adolescente, una sorta di sentenza pilota in Abruzzo. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Giacomo Cecchinelli, legale della famiglia della vittima. In Abruzzo abbiamo alcuni precedenti, Sulmona, l'Aquila e come tribunali. E qui diciamo che possiamo dire che è uno dei primi ad aver avuto la conferma in corte d'appello, quindi secondo grado. Una vicenda che è venuta a galla quando, avvocato? Dunque, i fatti risalgono intorno al 2015, quindi ovviamente poi i tempi fisiologici della giustizia, unitamente a quelli che diciamo preliminari della trattativa, cercando di comporre bonariamente la questione, hanno portato questa vicenda circa una lotta durata 11 anni. Lei pensa che l'istituto scolastico possa ricorrere in Cassazione? Questo non lo so, sarà la valutazione del collega di controparte, insomma. Io mi auguro che possiamo fermarci qui e ridiscutere nuovamente alla luce di questo secondo grado per trovare un accordo, insomma. Lei come ha vissuto questa vicenda dal punto di vista proprio personale ed emozionale? Guardi, è un tema a me molto caro. Io tra l'altro anche fuori dalla professione cerco di... nelle scuole addirittura cerco di parlare del fenomeno, parlare sia alle scuole, sia alle famiglie, sia agli adulti e quindi ai genitori. Ognuno ha una responsabilità, le formazioni sociali come la famiglia in primis e la scuola subito dopo hanno delle responsabilità enormi. Non le nascondo che l'ho vissuta abbastanza empaticamente, perché all'inizio della vicenda insomma ha richiesto uno sforzo, un contatto con la parte che all'epoca era una ragazzina di 12 anni, insomma adesso ne ha più di 20, e quindi dovevamo ripercorrere certi fatti con una determinata delicatezza, con l'assistenza di uno psicologo, quindi non è stata semplice e né io avrei voluto insomma fare questo tipo di procedimento, insomma non è che è una crociata assolutamente contro le scuole. Però il fenomeno va assolutamente attenzionato, il fenomeno del bullismo e poi del cyberbullismo con l'avvento degli strumenti tecnologici è in aumento esponenziale. Si richiede un controllo assoluto da parte delle famiglie ma anche da parte della scuola, e non a caso appena 7 anni fa, nel 2017, c'è stata la prima legge, quindi sempre troppo tardi, che deve e obbliga la scuola a uniformarsi in determinati principi e regole che devono essere seguite proprio per contenere questo fenomeno, che le dico è un fenomeno molto 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 diffuso. Avvocato, la ragazza che ora è maggiorenne ha superato questa brutta avventura? Sì, io ovviamente ho continuato ad avere contatti con lei e possiamo dire di sì, è una grande forza di volontà, con poi la famiglia vicino, con l'aiuto degli psicologi, adesso insomma possiamo dire che sicuramente, insomma, io quello che le posso dire io, come la vedo e come la sento, credo di sì, insomma, sarà ovviamente definitivamente diciamo caduto nell'oblio con il tempo, però ogni tanto, sai, questi sono ricordi che lasciano inevitabilmente dei segni e dei segnali.